Banco Italia, con i suoi marchi Eli Centedinaire, è un'azienda leader nel settore della ventilazione industriale, civile e impiantistica ed è alla costante ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Oggi ha il piacere di presentare una nuova gamma di ventilatori, di destratificatori per utilizzo industriale e terziario e dei prodotti che si affiancano e ne completano la gamma in ambito zootecnico. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Venite con me. Welcome. Italia con i suoi marchi Eli Centedinaire, come dicevamo, e oggi nella possibilità di presentare una nuova gamma di prodotti legati al mondo della ventilazione industriale, commerciale e in novità assoluta zootecnica. In particolare ha preso coscienza che del fatto che la destratificazione è diventata un'esigenza e va a tutela della qualità dell'aria anche in ambienti di dimensioni medio e medio grandi. I prodotti della serie Super Polar ci aiuteranno in quelle che sono le esigenze sia invernali che estive. D'inverno, infatti, ruotando a velocità molto basse, tenderanno ad abbassare l'aria calda che stratifica verso la sommità del fabbricato del capannone, portandola a dei livelli più bassi ad altezza uomo e quindi generando una situazione di comfort data appunto dall'aumento, dall'incremento della temperatura che naturalmente tenderebbe a salire verso l'alto. Durante la stagione estiva invece, incrementando quello che è il regime rotazionale di queste macchine, porteranno un beneficio agli operatori che si troveranno a stazionare in presenza di queste macchine, poiché genereranno un vento, una movimentazione dell'aria che aiuterà a rendere più fresco l'ambiente lavorativo. Scopo di movimentare grossi volumi di aria ma che non rechino disturbo agli occupanti, questi prodotti hanno ovviamente dei diametri molto importanti, parliamo di ventole dai 3 ai 7 metri che ruotano con velocità tra i 50, 60, 70 giri al minuto per non generare alcun fastidio anche acustico alle persone. Ovviamente una caratteristica peculiare di queste macchine è la robustezza. Appropriate analisi FEM hanno dimostrato quelli che sono tutti gli accoppiamenti meccanici tra le staffe, i pali di supporto, il motore elettrico e le pale stesse e soprattutto da un punto di vista aerodinamico quelli che sono i profili delle pale che rendono questi prodotti molto efficienti. Il cuore del sistema però è la motorizzazione innovativa brushless che può essere comandata tramite un semplice segnale 0-10 volt ma anche comandata da sistemi di supervisione Modbus per avere un controllo più accurato anche tramite PC.
Bene, questi prodotti che ci ha illustrato l'ingegner Crescini nascono principalmente dal mondo zootecnico, dove hanno già trovato largo impiego, ma come abbiamo cercato di dimostrare sono ampiamente validi e utili anche nel mondo industriale, commerciale e terziario. Per completare invece le nostre possibilità di servizio nel mondo della ventilazione, appunto nel mondo zootecnico, abbiamo introdotto questo prodotto Polar ZooRec 2005, che va in particolare a servizio del raffrescamento delle zone delle rastrelliere per dove mangiano gli animali, o il Polar ZooBec 1003, che è un apparecchio che va a servizio delle parti, passatemi il termine, posteriori degli animali che devono essere particolarmente asciutte. Ma ancor di più andremo ora con l'ingegner Crescini a conoscere questo ventilatore assiale estremamente innovativo, come tutta la linea precedentemente illustrata, dotati di motore brusher. Sentiamo l'ingegner Crescini. Come abbiamo detto, il cuore tecnologico di tutta la serie dei nuovi Polar e Zoo è il motore brushless, un motore che consente di avere consumi elettrici veramente molto ridotti, parliamo di macchine che consumano meno di un kilowatt, ma con portate d'aria veramente molto molto rilevanti. La serie EcoZoo è in costruzione completamente rivista col telaio in materiale plastico, il motore brushless che come vedete sta ruotando al 10% della sua possibilità senza generare alcun fastidio dei flussi dell'aria o rumore. Vedete come anche portandoci ad una velocità superiore, diciamo al 40% di quella che è la sua performance, ecco, vedete come la performance diventi molto molto più rilevante, ma quella che è l'emissione acustica diventa praticamente irrilevante. Si sente praticamente solo quella che è la movimentazione dell'aria. I motori brushless consentono quindi una regolazione molto semplice tramite le centraline che diamo supporto, sia automatiche che manuali, per poter trovare la miglior soluzione in ogni condizione.